Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza e questo è un canale completamente dedicato alla religione islamica. Valuta quindi la possibilità di iscriverti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche. Oggi a Radicati nella Mentalità parliamo di un tema importantissimo, fondamentale. Non puoi vivere se non guardi il video fino alla fine. Domanda: chi crea la nostra realtà? Noi oppure Dio? Questa è una domanda più grande della mia testa, quindi vediamo di non fare casini. La domanda formulata in questo modo è difficile, per niente scontata. Diciamo che per un ateo la domanda non ha neanche senso perché per lui Dio non esiste e pensa che solo l'essere umano con il suo ingegno crea la sua realtà. Tuttavia, lo stesso ateo ammette che ci sono delle cose fuori dalla sua portata, dalla portata dell'essere umano. E come le chiama queste cose? Le chiama fortuna, caso, sfiga e così via. Però se gli chiediamo che cos'è la fortuna o il caso, non ti sa rispondere. Per cui non è del tutto vero che l'uomo crea la sua realtà al 100%. Questo è sicuro. Noi, per non avere problemi sul credo, è importante attenerci a ciò che dice la religione. Infatti, fra i sei pilastri della fede vi è il credere nel destino bene o male proveniente da Allah, il che significa che ogni cosa che accade, accade per decreto divino. Allah, presso di lui, ha scritto tutto ciò che è stato, tutto ciò che accade e tutto ciò che accadrà. Tutto ciò che succede è per sua volontà. Anche il fatto che io stia registrando questo video, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha già scritto prima della creazione dei cieli e della terra. Allah subhanahu wa ta'ala ha già scritto che io faccia questo video e non potevo fare altrimenti se non farlo. Quindi tutto ciò che succede è per suo volere, sia che sia bene sia che sia male. In questo caso non diciamo che Allah subhanahu wa ta'ala fa il male. Allah subhanahu wa ta'ala non fa nulla di male, bensì lui ha permesso il male per metterci alla prova. Dice infatti Allah nel suo libro: vi mettiamo alla prova con il bene e con il male. Quindi non c'è nulla che accade se non con il suo permesso, non cade una foglia che Dio non voglia. Su questo dobbiamo essere certi, su questo dobbiamo essere certi. Anche per esempio sulla medicina che prendiamo, dobbiamo essere certi che Allah subhanahu wa ta'ala è Allah subhanahu wa ta'ala che ci guarisce, non la medicina in sé. La medicina in sé non può fare nulla se non con il volere di Allah subhanahu wa ta'ala. Ma questo in tutte le cose, Allah subhanahu wa ta'ala è quello che fa tutto, perché se noi abbiamo la certezza che è la medicina a guarirci, stiamo commettendo politeismo, quindi stiamo attenti. Non è la medicina che ci guarisce, bensì è Allah subhanahu wa ta'ala che ci guarisce con la medicina. La medicina è soltanto un motivo, una causa. Poi ve lo approfondiremo in seguito questo discorso. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala ha già prescritto per noi la nostra ricchezza, la nostra povertà, se saremo felici o infelici. Questo l'ha già prescritto Allah subhanahu wa ta'ala per noi. Già quando eravamo nella pancia, nel ventre delle nostre madri, nel 40° giorno, attenzione, nel 40° giorno arriva l'angelo e prescrive queste quattro parole. Non dopo 4 mesi, ma dopo 40 giorni. Addirittura Dio sa già chi di noi andrà all'inferno e sa chi andrà al paradiso. Pensa un po'. Cioè, Allah subhanahu wa ta'ala ha già prescritto se io andrò all'inferno o al paradiso. Già scritto. Tuttavia, niente può cambiare il suo decreto. Nulla può cambiare il suo decreto, ad eccezione del dua. Il dua può cambiare il decreto. Questo per farti capire quanto è potente sia il dua.
quindi non trascuriamo il 2A, è una cosa importantissima. Però adesso fermiamoci un attimo, perché questa non è una lezione sul credo islamico. Perché la cosa che non ci insegnano è l'atteggiamento mentale che dobbiamo avere nei confronti di questa verità, di questo credo. Perché molti interpretano questa cosa in maniera sbagliata. Molti, sapendo che Allah subhanahu wa ta'ala già fa tutto, ha già prescritto tutto, vivono la loro vita con passività, non prendono ciò che vogliono, perché pensano che Allah subhanahu wa ta'ala non l'abbia prescritto per loro, o addirittura non provano a cambiare la loro vita o il loro stile, perché pensano che sono condannati a una certa vita, a fare una vita triste, e quindi subiscono la vita in maniera passiva. Così non va. Oppure ci sono persone che stanno lì a cercare di indovinare quale sia il loro destino e agire di conseguenza. Cioè, subhanallah, è come se io, che ne so, nel spost come se io nel voler spostare questo bicchiere da qui a qua, sto lì a pensare, ma è prescritto per me farlo, spostarlo, non è prescritto per me. Cioè, subhanallah, se io voglio spostare questo bicchiere, cosa faccio? Lo prendo e lo sposto qua. Poi, se Allah subhanahu wa ta'ala non vuole che io prenda questo bicchiere e lo sposti, se Allah subhanahu wa ta'ala non vuole, beh, succederà che verrò impedito da spostarlo. Non so, magari mi cade. Però attenzione, queste sono persone che fanno questa cosa, quindi provano a fare quella cosa lì che vogliono fare, tipo spostare il bicchiere e prenderlo di qua. Però appena magari provano a fare una cosa, però falliscono una, due, tre volte, dicono basta, Allah subhanahu wa ta'ala non ha prescritto per me che io faccia questa cosa qui. Quindi pensano di sapere già quale sia il destino di Allah subhanahu wa ta'ala, come se Allah glielo avesse rivelato. Ma subhanallah, questo credo qua è sbagliato. Perché se anche tu fallisci una volta, due volte, anche se tu fallisci una volta, due volte, questo non ti dice. Cioè, nel senso, se io prendo questo bicchiere qua, mi cade e si rompe, quello è il decreto di Allah subhanahu wa ta'ala che non ha voluto che io lo mettessi qua. Quando però accade, quando succede già, però sul futuro non posso dire che Allah subhanahu wa ta'ala mi vieta di spostare bicchieri, che non è nel mio destino spostare i bicchieri, solo per fare un esempio. Questo credo che è sbagliato perché, per esempio, quando noi impariamo ad andare in bicicletta, cadiamo una volta, cadiamo due volte, tre volte, quattro volte, cadiamo molte volte, molto più di 3 volte. E in questo caso nessuno ci viene a dire, ma non è prescritto per te che tu impari ad andare in bicicletta. Nessuno ce lo viene a dire perché sanno che bisogna fallire più volte prima di imparare una cosa. Questo vale per imparare la bicicletta, ma vale per tutte le altre cose, anche per altre cose che si ritengono più complesse, più difficili, più importanti, perché spesso noi riteniamo cose grandi, ma sono cose banali. Stessa cosa vale anche per le cose più complesse. Ora cerchiamo di capire qual è l'atteggiamento mentale corretto da avere. Vi presento due studenti. Uno non ha studiato nulla, ma è convinto e ha una forte fede in Allah subhanahu wa ta'ala che Allah lo aiuterà a fare la verifica bene, e ha pregato Allah subhanahu wa ta'ala per questo tanto. Ha la fiducia che Allah subhanahu wa ta'ala lo aiuti a fare la verifica, anche se non ha studiato nulla e non sa niente dell'argomento della verifica. E c'è invece l'altro studente che ha studiato tantissimo e si è preparato tantissimo per fare questa verifica e ha la certezza che solo il suo studio lo aiuterà, e che Allah subhanahu wa ta'ala non gli serve a niente pregare Allah subhanahu wa ta'ala. Vi domando, chi di loro ha ragione? Chi dei due ha ragione? Il primo o il secondo? Metti in pausa il video, scrivi la risposta nei commenti, ti aspetto, mi raccomando, fallo. Bene, se hai risposto uno dei due, sappi che hai sbagliato, perché entrambi hanno torto. Nell'Islam c'è una cosa chiamata tawakkul, ossia l'avere totale fiducia nella Subhanahu wa ta'ala, e c'è anche un'altra cosa chiamata akhd bil asbab. Akhd bil asbab, ossia prendere con i motivi. Cioè, se io voglio superare un esame, studio, se io voglio avere soldi, lavoro, se io voglio guarire,
Se io mi voglio guarire, prendo la medicina, non sto a pregare la Spina Tala che mi guarisca senza fare nulla, oppure non sto a pregare la Spina Tala che mi dia soldi, io non lavoro, non sto a pregare la Spina Tala che mi faccia passare un esame, io non ho studiato, non si fa così. Ci vuole sia il tawakkul che l'akhd bil asbab. Tipo nel primo caso abbiamo visto lo studente che ha il tawakkul, però ha fatto il grande errore di non prendere i motivi, gli asbab, quindi ossia studiare. Nel secondo caso abbiamo il caso inverso. Nel secondo abbiamo il caso inverso, cioè lo studente non ha tawakkul, non ha fiducia nella Subhanahu wa Ta'ala, non lo prega e non lo supplica. Questo è un errore. Questo lo fanno gli occidentali, che divinizzano gli asbab, divinizzano le azioni, divinizzano l'uomo, le sue potenzialità e non prendono in considerazione Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanto questo studente, magari che ha studiato tantissimo, ci può stare che appena davanti alla verifica, davanti all'interrogazione, si dimentichi di tutto quello che ha studiato. Invece lo studente invece musulmano, modello, è uno che studia, ma allo stesso tempo prega Allah subhanahu wa ta'ala di facilitargli lo studio e di aiutarlo. Questa è la mentalità corretta. Quindi raccomando di non star lì a pensare se Allah subhanahu wa ta'ala ha prescritto questo, non ha prescritto quell'altro. Sì, le cose che accadono, che già accadono, sono state prescritte, ma quelle cose che sono accadute sono già prescritte, però per il futuro non bisogna star lì a cercare di indovinare, ma bisogna pensare di essere noi che creiamo la nostra realtà, ma con l'aiuto di Allah subhanahu wa ta'ala. Io per esempio faccio questo video, ma è grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala che me lo ha facilitato e reso facile. Se Allah subhanahu wa ta'ala mi avesse fatto nascere, che ne so, in Africa, dove non c'è manco da bere, io non avrei mai potuto fare questo video. Allah subhanahu wa ta'ala mi ha facilitato tante cose. Quindi tutto quello che facciamo è sempre grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala che ci facilita. Non dobbiamo mai dimenticarlo. In un mondo in cui l'uomo moderno è tempestato dalla tempesta, noi aspiriamo ad essere radicati nella scienza. Ma assalamu.